Per le dimensioni della professionalità, parliamo oggi dell'attitudine a immaginarsi nel futuro e ne parliamo con Andrea Giacchero e con Francesco Minà e mettiamo a confronto il mondo dell'economia e finanza con il mondo della produzione dei beni di largo consumo. Partiamo da Andrea. Andrea, perché pensi che questa attitudine sia importante? Ritengo che questa attitudine sia importante perché permette di pensare in modo pragmatico, consente di pianificare le attività necessarie a raggiungere i propri obiettivi, consente quindi di essere preparati a eventuali inconvenienti, quindi a evitare o quantomeno a limitare le possibili criticità, riducendone i tempi di risoluzione. E questo quindi da un lato consente quindi una migliore gestione del progetto. Dall'altro aumenta sicuramente la probabilità di raggiungere risultati ottimali nei tempi preventivati. Del resto ritengo che in genere le cose per poterle migliorare bisogna prima immaginarle, pianificarle. E immaginarle vuol dire vederle in tutti i loro aspetti, aspetti positivi e aspetti negativi. È ovvio che l'obiettivo è quello poi di andare a curare, migliorare, trasformare gli aspetti negativi. Solo in questo modo, in qualche modo, possiamo arrivare a toglierci dalla situazione in cui ci troviamo, che può essere una situazione di disagio, perché non siamo in grado di risolvere un problema, perché non l'abbiamo pensato, perché non l'abbiamo preventivato, e quindi avere la forza di volontà nel riuscire a fare qualcosa. Qualcosa che magari ci appare lontano e ci sfugge, ma solamente per paura o apatia. Quando, ad esempio, dimentichiamo di mandare una mail di lavoro. Quando organizziamo un evento e non avvisiamo tutti, ecco, questo potrebbe sicuramente causare un problema all'azienda, all'intero team in cui lavoriamo. Francesco, perché pensi che questa attitudine sia importante? Penso che sia una caratteristica importante perché permette di prevenire il fallimento e avere l'attitudine del planned per l'unplanned, quindi pianificare per qualcosa che non è pianificabile, permette di avere una vivida rappresentazione di come ci aspettiamo che evolvano determinati eventi e quindi lavorare un po' a ritroso per capire cosa possiamo fare per fare in modo che sia un'esperienza di successo? Può nascere dalle piccole cose, quindi essere organizzati e preparati prima di arrivare a una specifica riunione e fare in modo che ci sia una completa soddisfazione e il raggiungimento degli obiettivi, ma può essere anche uno strumento più di lungo respiro. E quindi immaginare e avere una concreta visione di qualcosa che si vuole effettivamente realizzare e quindi proiettare le aspettative della compagnia, del proprio posto di lavoro un po' più in là nel futuro con una vivida rappresentazione, ma sempre raggiungibile. E questo strumento penso che sia allenabile assolutamente e ci permette di avere degli obiettivi, ma anche di capire che cosa può andare storto, prevederlo, prevenirlo e quindi arrivare in maniera affidabile e concreta al raggiungimento del nostro traguardo. Andrea, cosa può accadere se questa attitudine manca? Carenze nella capacità di immaginarsi nel futuro e quindi nel pianificare possono sicuramente comportare l'incapacità di guardare nel breve e nel medio-lungo termine e quindi avere un'eccessiva concentrazione dei propri sforzi solo sul presente. Può mancare quindi la capacità anche di investire su se stessi, nel senso che il lavoro potrebbe essere percepito, passatemi il termine, come pro bono e quindi non potrebbe essere in qualche modo attribuito al lavoro stesso il giusto valore. Tempo fa, ricordo questo aneddoto, un collega particolarmente intelligente, dotato, capace, veramente un talento, a mio modo di vedere le cose, ha sprecato le proprie capacità perché non riusciva a immaginarsi, a vedersi nelle diverse situazioni di lavoro in cui si veniva a trovare. Quindi ogni volta, invece di stabilizzare se stesso, di stabilizzarsi nel posto in cui si trovava, creando una sorta di comfort zone, questo cosa significa? Significa ovviamente avere relazioni con gli altri colleghi, pianificare con gli altri colleghi, vedeva esclusivamente gli aspetti negativi di ciò che lo circondava. Quindi non solo non pianificava, ma non faceva nulla per superare questa situazione. Diciamo che se avesse avuto una visione di se stesso nel futuro, quindi nell'immaginarsi in certe situazioni, e quindi anche la pazienza di mandare mail, comunque di perseguire questa visione, forse oggi sarebbe più soddisfatto. Diciamo che non avere questa attitudine determina sicuramente
la necessità di gestire con difficoltà situazioni impreviste via via che si presentano. Data molto spesso la presenza di vincoli temporali nel nostro lavoro, ma nel lavoro di tutti, diciamo, questo potrebbe non consentire di compiere la scelta migliore. Vuoi perché non se ne ha il tempo, oppure perché semplicemente manca la lucidità per effettuare una valutazione accurata di tutte le possibili opzioni. Francesco, cosa può accadere se questa attitudine manca? Penso che qualunque struttura organizzativa e organizzata funziona assolutamente meglio se condivide appunto una chiara visione del futuro, che è unificante ed è in grado davvero di creare uno spirito di squadra. Può essere lontana nel tempo se guardiamo una visione del futuro più strategica, ma anche molto di breve se guardiamo altri obiettivi, però in ogni caso stabilisce un traguardo preciso in modo che tutti possano in ogni momento sapere quando sia stato raggiunto, questo è un altro elemento importante, o altrettanto importante quanto ne siamo eventualmente distanti. Una visione del futuro è uno strumento efficace per innalzare il livello di engagement, di partecipazione all'interno dell'organizzazione, è tangibile, è concreto e focalizzato. Quindi se manca diventa in negativo tutto quello che ho appena citato, si vive alla giornata, si guarda troppo nel breve periodo, non si anticipano gli eventi, non si prevedono situazioni potenzialmente spiacevoli. E onestamente nell'ottica nostra industriale, e io che mi occupo di innovazione, è esattamente lo scenario dove dei potenziali disruptor ti possono buttare fuori dal mercato o potenziali competitor interni ti possono togliere quelle posizioni di privilegio che c'eravamo costruite. Quindi avere una rapida e una chiara, vivida rappresentazione del futuro rappresenta un vantaggio competitivo per una struttura organizzata. Andrea, tu pensi di avere questa attitudine? Io penso di avere questa attitudine. Ho sempre cercato nel mio piccolo di pianificare step by step le attività necessarie a raggiungere i miei obiettivi. Devo dire, non solo quelli professionali, ma anche quelli personali. E talvolta riuscendoci in tempi brevi, altre volte con qualche difficoltà, ma questo naturalmente fa parte del gioco. Nello stesso tempo, diciamo che immaginarsi nel futuro significa anche presuppone che uno curi molto bene anche il presente, perché solo la manutenzione del presente di fatto forma il futuro. E la parola futuro in sé richiede immaginazione, una forte immaginazione. Del resto la stessa parola deriva da una forma latina del verbo essere che indica ciò che sta per essere. Ecco, è giusto quindi immaginarsi nel futuro, ma anche nel medio-lungo termine. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi sa immaginarsi in un futuro nella posizione che desidera, parliamo della professione, sarà probabilmente più avvezzo a pianificare le proprie giornate, veramente giorno dopo giorno, per raggiungere questo scopo. E ad esempio il caso di chi desidera cambiare lavoro, o di chi desidera una promozione, quindi salire naturalmente a livello gerarchico nella propria azienda, e questo a livello professionale, ma anche banalmente chi vuol comprare una casa o un'automobile nuova. Insomma, sapersi ricreare nel futuro, immaginarsi, è fondamentale. Francesco, e tu pensi di avere questa attitudine? Penso di aver allenato questa attitudine e questa caratteristica con lo sport. Più che un esempio lavorativo, voglio fornire un esempio personale. Sono appassionato della pallacanestro e penso che lo sport in generale mi abbia permesso, sia stata una buona palestra per allenare la caratteristica di rappresentarmi nel futuro. Perché qualunque tipo di rappresentazione del futuro, in sintesi, raccoglie anche i sogni, le speranze, le aspirazioni individuali e personali, e quindi permette anche di proiettarli in un futuro prossimo, anche lontano, ma sempre raggiungibile. Come mi sarebbe piaciuto diventare, quello che mi sarebbe piaciuto fare, utilizzare l'immaginazione, mi ha permesso davvero di allenare questa caratteristica e crearmi da solo dei traguardi, a prescindere dalla durata temporale, però avevano delle caratteristiche ben definite, quindi erano
complessi ma raggiungibili, sfidanti ma che non dovevano spaventare, quindi chiaramente formulati. Quindi sicuramente la visione del futuro poi non deve essere vista come utopia estrema, una rappresentazione non raggiungibile, irrealistica. Quindi deve avere dei forti legami con la realtà di oggi, deve essere concreta e focalizzata, e come diceva Andrea, deve essere basata sulla vita del giorno per giorno, deve essere alimentata giorno per giorno, deve essere sostenuta giorno per giorno. Questo vuol dire anche accettare dei cambiamenti, dei nuovi percorsi, degli aggiustamenti, ma deve avere sempre un orizzonte tale che permette di incorporare e di raggiungere un traguardo più ampio, un traguardo più lontano, un traguardo più selvaggio, più audace. E quindi cosa se non lo sport può essere visto come una palestra per questa caratteristica? Andrea, ti è mai successo che questa attitudine ti salvasse nella tua vita professionale? Oh sì, svariate volte anche. Innanzitutto, immaginare il futuro significa per me pianificare, e soprattutto per il lavoro che svolgo questa attitudine mi ha decisamente aiutato tanto. Chiunque svolga un mestiere simile ha a che fare con progetti spesso che durano diversi mesi, e questo può risultare frustrante, soprattutto quando è necessario risolvere conflitti tra strutture dell'azienda portatrici di interessi diversi o comunque tra loro in contrasto. Ora, senza una chiara visione a medio e lungo termine, immaginando anche quelli che potrebbero essere i risultati futuri necessari sia per il proprio team che ovviamente innanzitutto per la propria azienda, il rischio è quello di abbattersi e quindi di non portare a termine i propri compiti. Se penso alla mia esperienza lavorativa, quando le cose non andavano bene, pensare al futuro, immaginarmi nel futuro, ma nel futuro anche diciamo pragmatico, quindi nel breve periodo, sicuramente mi ha consentito di andare in una dimensione mentale di tranquillità, perché dicevo, se lavoro in un certo modo, se mi comporto così, riuscirò senz'altro a venirne fuori. Ricordo che il primo lavoro che ho fatto è stato in una società di revisione contabile, ero un giovane new staff, e parliamo di tanti tanti anni fa, e mi ricordo che 2 o 3 settimane prima della chiusura del bilancio si lavorava fino alle 3 del mattino, per poi, come già detto, no? Per poi riprendere alle 9 del giorno stesso. Ecco, in quel caso è lì che ho incominciato pian pianino a pianificare il futuro, dove in quel caso pianificare il futuro significava veramente pianificare le ore di sonno, le ore di lavoro, perché le ore di sonno erano veramente poche. Diciamo che immaginarsi nel futuro a volte aiuta tanto, sicuramente. Francesco, ti è mai successo che questa attitudine ti salvasse nella tua vita professionale? Forse in questo caso il verbo salvare lo devo riutilizzare. Sicuramente mi ha rassicurato, perché avere una chiara e vivida rappresentazione, immaginazione, rappresentazione del futuro permette anche di rassicurare sulle sconfitte o sugli apprendimenti di breve periodo, perché ti permette di astrarti dall'immediato e dal potenziale, ecco, elemento negativo nell'immediato, perché hai lì davanti un obiettivo più grande, un obiettivo superiore, un obiettivo più sfidante per te. Quindi sicuramente è stato un elemento di rassicurazione se guardo il mio personale sviluppo di carriera e sviluppo personale, ma anche di quello che ho potuto fare per l'organizzazione del lavoro. L'altro esempio che voglio dare invece è quando è troppo esasperato rischia di creare un lavoro eccessivo, quindi quando la rappresentazione del futuro arriva a una spasmodica uccisione del dettaglio, perché tutto deve essere super perfetto, c'è anche il rischio poi di imbarcarsi in attività aggiuntive o controlli aggiuntive che poi confermano che le cose erano in controllo. Quindi è anche giusto avere il giusto bilanciamento per evitare appunto di navigare troppo e di dare troppa aspettativa a questa rappresentazione del futuro e attrarsi troppe attività che non sono poi collegate con il vero obiettivo ultimo finale. Quindi secondo me bisogna bilanciare bene i due spazi temporali e creare una distanza meno marcata tra le due dimensioni,
Forse l'altro esempio che voglio darvi è qualcosa che mi è successo di recente in Amazon. Ho avuto la possibilità di conoscere il team Amazon e loro hanno proprio uno strumento che chiamano non a caso Future Press Release. È una sorta di rappresentazione del futuro del proprio prodotto e del proprio servizio, come dire cosa scriverebbero i giornali della tua esperienza nel futuro. Quindi non è scritta nell'ottica di te che vuoi provare a vendere un'idea, un prodotto, un servizio, ma è proprio scritta, va scritta nell'ottica del cliente finale, con il giusto spazio temporale che rappresenta qual è stata l'esperienza per il tuo cliente di aver fatto un accordo con te. Quindi l'ho trovato uno strumento davvero potente e allenante e assolutamente non semplice per immaginare un futuro prossimo e quali sono le caratteristiche differenzianti del servizio che volevo dare. E quindi mi è piaciuto anche avere dei modelli di riferimento in questo percorso, perché l'altro esempio che voglio dare, che mi ha salvato, è anche utilizzare altri che hanno spiccata questa caratteristica e provare in qualche modo a carpire i loro suggerimenti, a vederli all'opera, perché è un'attitudine che è sicuramente allenabile, però ci sono delle persone che ce l'hanno davvero molto naturale ed è anche bello mettersi nelle condizioni di poterli osservare. Andrea, tu conosci più persone che hanno questa attitudine o più persone a cui manca? Conosco sia persone dotate di questa attitudine, ma allo stesso tempo conosco anche molte persone che ne sono sprovviste, quasi del tutto. È un'attitudine che ho maggiormente riscontrato in profili con una elevata seniority. Come diceva Francesco, realmente è una caratteristica, un'attitudine che va anche allevata, esercitata. Quindi certo, c'è chi ci nasce con questa attitudine, però nella maggior parte dei casi forse va allenata. Nel mio caso l'ho dovuta allenare, come dicevo, ho cominciato durante i primi tempi di lavoro a pianificare il mio tempo, le mie giornate, e via via ho cercato di migliorare questa attitudine. È chiaro che se con il tempo, se questa attitudine non viene esercitata, si rischia veramente di diventare aridi a livello professionale, cioè apatici. Allo stesso tempo l'educazione a pianificare, a programmare, a immaginarsi nel futuro, non deve però ridursi a un mero esercizio di adattamento alla realtà, ma in qualche modo significa incoraggiare se stessi, o nel caso di se si è capo di un team, incoraggiare il proprio team, andando ancora una volta a cercare di eliminare, contrastare quelle distorsioni cognitive che poi ciascuno di noi ha dentro di sé, che potrebbero portare a sottovalutare o sopravvalutare una determinata situazione. Ora, in azienda bisogna essere lungimiranti, in azienda bisogna in qualche modo cercare di essere proattivi, prevenire, prevedere, lo dico io da risk manager, noi quando parliamo di risk management, cigni bianchi, cigni neri, è chiaro che i rischi sono intangibili, perché sono intangibili fino al momento in cui si verificano, però proprio perché sono intangibili dobbiamo essere bravi in qualche modo a captare, a catturare la realtà e quindi in qualche modo anticipare. Questo significa portare nella realtà quotidiana di tutti i giorni qualcosa di nuovo in azienda, con tutti i rischi di fallimento che questo comporta. Insomma, immaginare sì e sempre. E tu, Francesco, conosci più persone che hanno questa attitudine o più persone a cui manca? Penso che conosco e mi relazione con persone che abbiano entrambi gli spettri di questa caratteristica, e penso che poi alla fine la diversità e ognuno delle due polarizzazioni può aiutare l'altro e può contribuire ad arricchire una prospettiva diversa. Sicuramente conosco delle persone che hanno una capacità di analisi molto dettagliata e riescono a visualizzare le situazioni con un ampio livello di dettaglio e riescono a prevedere e prevenire gli accadimenti, però forse hanno una limitata visione troppo più là sono super esperti nella pianificazione di dettaglio, però hanno in una visione più strategica, più di lungo periodo, di 3-5 anni,
hanno più difficoltà a sognare e immaginare un futuro diverso, un nuovo modello operativo, una nuova struttura organizzativa. Dall'altro spettro, conosco dei fenomenali visionari strategici che riescono a articolare e descrivere un nuovo modello di business piuttosto che una nuova struttura organizzativa e li senti e li percepisci che parlano vivendo in quel futuro, che però poi difettano di una capacità puntuale, strategica di pianificazione e mettere nelle condizioni gli altri di raggiungere quel futuro strategico. Perché l'altra caratteristica importante è che se avere una visione del futuro è tanto bella ma non è inclusiva dell'intera organizzazione, difficilmente sarà realizzabile. Quindi le caratteristiche di avere una spiccata dote. Andrea, dai un consiglio ai giovani, a cosa fare attenzione su questa specifica attitudine? Ai giovani mi sento di dare il seguente consiglio, ossia di fare attenzione a chi è eccessivamente pigro, a chi non anticipa gli eventi e a chi tende a pensare esclusivamente all'oggi e al subito. Ora, non sempre le risposte sono pronte e disponibili. L'emergenza Covid-19 lo ha ricordato in maniera lampante. Di fronte a novità imprevisti, non sempre si riesce a fornire risposte tempestive adeguate. Si può però fare una pianificazione, si può però cercare di fare delle previsioni. E quindi, in questo caso, nel caso dell'emergenza Covid-19, diciamo nel caso di una pandemia, immaginare il futuro, ossia tutta una serie di precauzioni, immaginare di trovare un vaccino è fondamentale. Del resto, il metodo scientifico dei tempi di Galileo Galilei ci insegna che sono richieste sperimentazioni continue, prove, che non sempre forniscono i risultati sperati. È però grazie alla capacità di pianificazione pragmatica, di immaginazione, che l'uomo è stato in grado di migliorare sensibilmente la propria condizione e anche naturalmente la propria esistenza. E un giovane quindi dovrebbe diffidare da quelle persone che magari potrebbero demotivarlo dicendo: guarda, è inutile che pensi al futuro. Tanto è sempre stato così. Non pensare al domani, impossibile. Pensa a vivere oggi, poi domani vedremo. No, questo non va fatto. Soprattutto in un'azienda, un giovane che entra in un'azienda deve essere proattivo, proprio perché è giovane deve essere brillante e proattivo. Anzi, diciamo che il pensare al domani probabilmente contribuirà in qualche modo a crescere innanzitutto la sua esperienza, portandolo poi a raggiungere anche quegli obiettivi che si era immaginato. E nello stesso tempo, immaginarsi nel futuro per un giovane non deve essere visto necessariamente come un compito da eseguire per fare bene il proprio lavoro in azienda. Se ci si immagina in una situazione futura, sia nel breve che nel medio-lungo termine, per un giovane direi più nel medio-lungo termine, per un manager già affermato ovviamente nel breve, è un po' come se già ci si trovasse a viverla quella situazione, per di più come la si vorrebbe vivere davvero. Francesco, dai un consiglio ai giovani su cosa fare attenzione per questo argomento. Domanda super complicata, che è già sufficientemente difficile per se stessi, immaginiamolo per gli altri. Penso che sia un esercizio e il consiglio che voglio dare è che allenare a rappresentarsi, a vedersi, a visualizzarsi nel futuro può essere assolutamente uno strumento per racchiudere, per documentare, per articolare chiaramente le proprie speranze, i propri sogni, le proprie aspirazioni. Però il passo successivo da unire a questo è tradurlo, trasformarlo in un piano pragmatico ed operativo di ogni giorno, di comportamenti sistematici e abitudini costruite ogni giorno. E l'altro suggerimento che mi sento di dare è: non mettere la barriera o la protezione difensiva intorno a questa visione del futuro, perché può cambiare. Quindi le persone che hanno poi la capacità di adattare la propria rappresentazione nel futuro sulla base degli accadimenti, delle esperienze, degli eventi della propria vita, non è un insuccesso, anzi, è trasformare le proprie esperienze e i propri apprendimenti
in qualcosa di nuovo, in qualcosa che arricchisce, che accelera la propria rappresentazione e visione del futuro. Quindi penso che la caratteristica associata a questa sia essere adattabili e sapersi quindi plasmare sull'evoluzione e bilanciare bene una visione e una vivida rappresentazione e immaginazione del futuro con azioni concrete e comportamenti concreti nel presente. Bene, grazie Andrea, grazie Francesco, grazie per i vostri contributi e ci vediamo nella prossima intervista.